Ciao, sono Laura Lodi e sono una dietista nutrizionista della provincia di Modena. In questo video parliamo di spesa sana e sostenibile presso l'Esselunga a tema colazione salata. Se vi piace anche la colazione dolce, vi ricordo che nel precedente video ho fatto la colazione dolce e trovate il link in descrizione. La ricetta a cui avevo pensato per questa colazione salata sono dei pancake salati con gli spinaci, sia come ripieno sia come farcitura, quindi per farli verdi, e quindi mi servirà la farina, le uova e gli spinaci. Abbinate a questi ci metteremo una bevanda che andremo a analizzare. Vi ricordo poi che le informazioni ovviamente sono aggiornate ad adesso, ma il video potreste vederlo più avanti, quindi vi lascio in descrizione eventuali aggiornamenti su ingredienti o altri abbinamenti che si potrebbero fare. Non scordatevi poi di andare anche sul mio blog www.spesacolladietista.it per trovare altre informazioni su questi ingredienti e magari anche altre informazioni su altri prodotti simili. Entriamo nel dettaglio di questa spesa. Come prima cosa vediamo le protagoniste della colazione salata, anche questa volta sono le uova, perché nel precedente video che avevo fatto sulla colazione salata presso Lidl si parlava sempre di uova. In questo modo le elaboriamo un pochino, le facciamo diverse e quelle che consiglio sono sempre le uova biologiche e si cercheranno sempre quelle italiane. Queste sono sicuramente italiane perché c'è scritto italiano, agricoltura italiana. Il codice che troveremo sull'uovo, e non vi consiglio di aprirlo al supermercato perché tanto basta la scritta bio, è sempre con l'inizio il numero 0. Queste uova biologiche mi piacciono molto sia perché l'allevamento è sicuramente più sostenibile e meno stressante per l'animale, in più potrebbero avere anche qualche nutriente in più dal punto di vista vitaminico e sali minerali, perché gli animali tendono a mangiare quello che davvero dovrebbero mangiare, quindi potrebbero essere più sostanziose. Cambia di poco, però dal punto di vista della sostenibilità e dello stress per l'animale cambia tantissimo, quindi mi raccomando solo uova biologiche. In aggiunta alle uova poi si serve la farina. La farina che ho voluto prendere non è firmata Esselunga, perché quelle che ho visto con della linea Esselunga non erano 100% italiano. Per la farina è davvero semplice trovarla italiana, quindi io punterei a prendere italiana, soprattutto perché insomma, a meno che non dobbiamo fare delle preparazioni particolari con farine particolari, se ci serve una basica farina integrale io prenderei quella italiana, o comunque possiamo variare un pochino le scelte per non avere sempre quella lì. Una che mi è piaciuta molto come farina, visto che è molto carina perché sembra anche molto comoda, anche se non l'ho mai utilizzato in questo formato, e gli ingredienti ovviamente sono farina di grano tenero integrale, è 100% italiano e quindi insomma ve la consiglio, anche se insomma, non è biologica, ma di biologico sinceramente non sono riuscita a trovare molti prodotti poi 100% italiani, però eventualmente se ne trovo degli altri ve li consiglio sempre nel mio blog, quindi ricordatevi poi di andare a vedere anche lì. E questo prodotto quindi è consigliato, italiano, comodo, abbastanza insomma riutilizzabile, ecologico come packaging, e quindi niente, questo è un tipo di farina che vi consiglio. E questa è integrale, questa invece non è integrale, ma trovate sempre farina tipo 1, che è diciamo il minimo indispensabile che vi suggerirei di acquistare, quindi sarà almeno, idealmente sarebbe sul tipo 2, che è un semi integrale, a meno che proprio non vi servano delle preparazioni particolari dove vi serve una farina particolarmente raffinata, però nella normalità per fare questi tipi di prodotti si riesce facilmente a utilizzare l'integrale. Eventualmente potete fare un'unione di più farine di tipi diversi per cercare di arrivare pian piano a prodotti 100% integrali. Anche qua c'è scritto grano italiano e questa è farina di tipo 1, quindi e di un altro tipo di molino. Comunque trovate diverse informazioni sulla confezione, però quella più importante è sicuramente che è carta, quindi è riciclabile, e oltretutto questa qua mi piaceva perché era, rispetto alla mia zona, essendo della provincia di Parma, era comunque chilometro più zero di quello che potrebbe essere un'Italia in generale, quindi mi piace quando trovate sui prodotti delle città o delle regioni che vi sono molto vicino o comunque che fanno parte della stessa vostra origine e supermercato, quindi guardateci anche, perché a volte trovate delle cose che magari nella mia zona non posso trovare, ma voi nella vostra zona trovate proprio delle farine della stessa regione e stessa città, consigliatissimo. In aggiunta poi ho preso questi spinacini bio,
Il biologico, anche se vale se lunga, come dicevo anche nel precedente video, tende a essere sempre confezionato. Questo cerco di muoverlo piano piano perché è confezionato, però è un tipo di carta completamente riciclabile, quindi non è vera plastica, si può riciclare, però fa un rumore insopportabile, quindi in video potrebbe essere davvero fastidioso. Però insomma, questo è uno spinacino bio italiano da lavare che è molto comodo, soprattutto se si vuole consumare a crudo. Se dovete acquistarlo per poi cuocerlo, ad esempio, se volete fare qualcosa passata in padella, magari vi consiglio di prendere anche altri tipi di spinaci, questi sono proprio buoni così, oppure fatti eventualmente al forno croccanti come patatine. Però questo potrebbe essere una verdura molto adatta anche per la stagione e tutto. In ultimo, vediamo le bevande. Ho voluto prendere due bevande perché intanto non è obbligatorio sempre farsi un tè o un caffè, soprattutto qualora non ci piacesse e non ci servisse l'effetto energizzante. Vi voglio riportare questo infuso che è un prodotto che mi piace molto perché c'è scritto 100% italiano, quindi è un prodotto italiano ed è una malva, quindi non è un tè che magari può essere più complicato trovare italiano, ma è un infuso semplicemente che possiamo abbinare alla nostra colazione salata e visto che la nostra colazione che vogliamo fare è salata, possiamo tranquillamente non zuccherare la bevanda. Questo ha un sapore che di solito è buono anche senza zucchero, è biologico, beh, ci sono solo foglie di malva, è nella carta riciclabile, anche dentro l'astuccio è di carta, e insomma è un modo per fare una bevanda un po' diversa che non sia sempre il classico tè. Ci piacciono gli infusi, possono piacerci anche quelli di altre erbe, magari italiane e magari anche biologiche in confezioni sostenibili. Quello sfuso sarebbe sicuramente più sostenibile, ma non era in vendita. Questo è una spremuta di arancia rossa, è diciamo è 100% frutta ed è proprio spremuta. Infatti, se ci fate caso da vicino si vedono proprio tutte le porosità, diciamo le fibre, i pezzi di fibra della spremuta. Questo è fatto con succo e polpa di arancia rossa, è quello che si avvicina magari di più a un prodotto fatto in casa. L'unica cosa che io ho voluto dirvi è che se dovete proprio bere delle bevande fatte dalla frutta, intanto prendete il 100%, magari non da estratto, non da concentrato, ma che sia proprio una vera e propria spremuta. Però il problema di questi alimenti è che hanno un costo molto elevato e sono sicuramente meno sostenibili di mangiarsi una spremuta fatta in casa. Questo adesso non me lo ricordo, ma ve lo scrivo precisamente sul mio blog. Ha un costo abbastanza elevato, tipo di 3 euro solo un botticino e in teoria questa sì, si potrebbe utilizzare magari per 2-3 colazioni, però comunque non è sicuramente sostenibile come alimento, poi c'è di plastica, quindi è un pochino forse sprecato farlo in questo modo, però se dovete proprio consumare per comodità ogni tanto in modo occasionale dei succhi di frutta, preferite sempre questi, che siano almeno 100% frutta e davvera frutta, quindi quasi solo spremuti e messi in bottiglia. Ricordatevi però che qua rimangono l'acqua, gli zuccheri e la maggior parte delle fibre, quindi tendono a perdersi un pochino meno rispetto ai succhi di frutta da concentrato, ma vi ricordo che molte vitamine potrebbero essere perse proprio perché le vitamine tendono ad essere molto labili a diverse cose, alla luce, al calore, all'acidità, a diverse sostanze, quindi una volta estratte dal frutto, quindi che non è naturalmente nel suo ambiente naturale, tende a deperirsi sempre di più. Già quello della frutta, se il frutto viene esposto al sole una volta raccolto per un lungo tempo, può un po' impoverirsi, però c'è la buccia, protegge, quindi ci sono diverse cose che possono limitarne la perdita. In questo caso protezione non c'è, la luce può tranquillamente attraversarlo, io adesso lo sto tenendo quasi alla luce solare, quindi sicuramente si sta danneggiando e in più nel tempo tendono un pochino a pian piano a rovinarsi da solo per diverse come ossidazioni, magari entrando in contatto con altre sostanze che si trovano nel succo, quindi va bene ogni tanto, cercate di preferire sempre però la frutta e la spremete voi e poi la consumate sul momento, così anche in questo modo riuscite a limitare la frequenza di consumo di estratti di frutta e a preferire sempre la frutta naturale. Ok, ho concluso anche la spesa di oggi con questa colazione salata. Spero di avervi reso ancora più consapevoli nella vostra spesa. Fatemi sapere se nei commenti utilizzate questi prodotti, se ne utilizzate altri. Consigliatemi anche altre farine, soprattutto visto che non ho potuto leggerle proprio tutte quelle che erano presenti presso l'Esselunga. Magari lo farò
per altri video con altre scelte di farina. E fatemi sapere eventualmente anche altre ricette che voi fareste con questi stessi ingredienti per dare qualche suggerimento in più, visto che io non sono una gran chef e magari voi lo potete essere. E niente, ricordate di iscrivervi al mio canale per rimanere aggiornati sui miei video. Ricordatevi poi di seguirmi anche su Facebook e Instagram perché pubblico informazioni differenti. E poi non mi resta che salutarvi, augurarvi buona salute e buona visione dei miei video. Thank you.